scienza ci insegna ad accettare con dignità e stile i nostri fallimenti. Dignità e stile. Bastardo, però non dovevo farmi qualcosa! Oggi sì, pianifica ed uniforma tutto il percorso del paziente chirurgico, grazie ad una guida senza invadenza di un'applicazione basata sul web. L'Online Guided Checklist è uno strumento articolato in due fasi. Alla pianificazione segue il percorso operatorio vero e proprio. I concetti che ci hanno guidato nella sua realizzazione sono la proattività come prevenzione del rischio, la creazione di un modello organizzativo che consentisse un utilizzo ottimale delle raccomandazioni della checklist previste dal Manuale per la sicurezza in sala operatoria del Ministero della Salute, e un percorso assistito che rispettasse comunque l'autonomia degli operatori. OGC funziona con un'interfaccia semplice e veloce, accessibile via internet, che permette ai professionisti coinvolti di controllare ogni aspetto del proprio lavoro tramite la validazione degli item proposti. OGC, superata la fase di sperimentazione, si rivela un valido strumento per la gestione del rischio, volto a ridurre mortalità e morbilità, obiettivi ottenuti riappropriandosi del giusto tempo nella fase di preparazione dell'intervento. Con decreto numero 70 del 2 dicembre 2010 e decorrenza dal 1 gennaio 2011, nasce l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale dei Colli. La promozione è il principio ispiratore dell'azione aziendale, intesa come promozione di conoscenza, di autonomia e di sviluppo delle capacità operative della struttura. Le azioni chiave della nuova azienda si muovono all'interno di due specifiche aree, quella della responsabilizzazione sociale e quella della sostenibilità dei costi. Obiettivo di riferimento della gestione clinico-assistenziale e nel governo tecnico della struttura è la garanzia di rispondere alle istanze dei cittadini e degli operatori. In tale direzione è visto lo sviluppo di ospedali come cantieri di eventi, finalizzati a diffondere il nuovo know-how aziendale frutto della fusione di operatori multidisciplinari. In tale contesto nasce il progetto OGC. La salute è contagiosa.